time it breaks. Doesn't matter, weak or strong. Take your time and do your tricks. All I do is sing along. Yeah, I need you around for brighter light and firmer ground. When you saluto a voi amici di China Deals da Pasqui. Come vedete non ho abbandonato il canale, sono di nuovo qui, ma ci terrei a fare una breve premessa. Sapete che abbiamo aperto un nuovo canale in collaborazione con lo zio. Questo è un nuovo progetto differente, diverso dal solito, che si distingue anche da quello che ho proposto fino adesso sul mio canale. Abbiamo unito le forze in questo unico canale, quindi mi raccomando amici, iscrivetevi anche al canale Rebotech, perché sono in arrivo anche importantissimi contest e metteremo in palio dei premi molto interessanti che ci saremo procurati a spese nostre, e noi volentieri le regaliamo a voi e vi chiediamo in cambio solamente il supporto, un click, un commento, un farsi vivi, anche una domanda, perché noi diamo la precedenza alla community e la community siete voi, e senza di voi noi non possiamo esserci. Continuate a supportare anche il canale China Deals. Un canale non esclude l'altro. Qui faremo video differenti rispetto a quelli proposti sul nuovo canale. Qui faremo degli unboxing, faremo dei focus su alcuni tutorial, faremo dei gadget tipo le cuffiette, gli unboxing dei telefoni. Là invece faremo recensioni e confronti su tanti oggetti e su tutti quelli che potremo avere a disposizione. E qua entrate in ballo voi, perché anche in base alla vostra generosità e alla vostra attenzione potremo avere la possibilità di provare più device rispetto a quello che non facciamo già adesso. Detto questo, oggi tornano gli spacchettatori seriali. Ho qui il Redmi Note 8, un dispositivo molto interessante che andiamo subito dopo la sigla a spacchettare insieme. L'ennesimo della serie Redmi Note 8, c'è il Note 8 Pro, il Note 8T, e chi più ne ha più ne metta, ormai Xiaomi sta dando un po' di numeri e questo è un dato di fatto. Come vedete è ancora da spellicolare e lo vado a liberare subito. Vi ricordo che ci sarà un mega contest domenica, confronto fra il Redmi Note 8 e il Redmi Note 8 Pro che ha in mano lo zio Bobax, col quale sto collaborando nel nuovo canale Rebotech. Andate a iscrivervi tutti, mi raccomando, tutti quanti, e faremo un versus tra questi due, l'8 Pro e l'8 Standard. Questa è la versione globale, 4GB di RAM LPDDR4X, 64GB interni espandibili. Apriamo la confezione, andiamo a vedere le solite cose internamente, tupperello, che andiamo a togliere subito perché dopo voglio aprire lo slot. Fatto, ce l'ho fatta ragazzi. Eccolo qua, sempre più piccolo e più facile da perdere. Classica cover in TPU, andiamo subito a guardarla per vedere com'è fatta. Solito materiale, c'è un buco con una L rovesciata per via anche del flash LED che è posto in alto sulla destra rispetto alla fotocamera, che è di ben 4 elementi, 48 megapixel quad camera. I valori SAR del Redmi Note 8 si attestano per quanto riguarda il corpo attorno a 1.034 watt a chilo, e per quanto riguarda invece la testa 0.374 watt a chilogrammo, e nella classifica è uno di quelli che hanno valori più bassi. Questo è sicuramente un plus. E vediamo questo Note 8, vediamo il caricatore, che è un caricatore, ormai le scritte sono sempre più piccole, non ci si vede una mazza, europeo intanto perché è la versione global. È dotato di un caricatore con ricarica rapida a 18 watt e il solito cavetto di comunicazione USB, USB Type-C, che non sto neanche a tirare fuori dalla scatola, ormai li conosciamo a memoria. Non c'è altro nella confezione e andiamo subito ad accenderlo per vedere com'è fatto, soprattutto dal punto di vista del design. Molto bello questo colore, mi ricorda tantissimo il Mi 8 Lite.
andiamo a togliere le varie pellicole. Qui la grafica vi fa vedere che, abbiamo già svelato il mistero, c'è microSD, nanoSIM, nanoSIM, quindi due nanoSIM e una microSD. Mi piace molto il colore, il solito blu con gradazione che porta quasi fino al viola, e questo modulo da ben 4 fotocamere che dopo andiamo a vedere insieme. 48 megapixel con intelligenza artificiale, ultra wide angle e macro lens, quindi anche qui c'è la lente dedicata alle macro. Qui però non abbiamo l'NFC, mentre sul Redmi Note 8T, che arriverà a breve, abbiamo anche l'NFC. 4000 mAh, 6.3 pollici e Qualcomm Snapdragon 665 a bordo. Ed è griffato anche Redmi. Intanto che si accende vi dico le misure, subito. Dimensioni 158.3 x 75.3 x 8.4 mm di spessore. Peso 190 grammi, il peso ormai standard degli ultimi Xiaomi usciti. Le cornici sono un po' più invasive rispetto al Mi 9 Lite che abbiamo qui. Vetro sia anteriore che posteriore Gorilla Glass 5. E vi assicuro che non è plastica, il frame è in plastica. Sulla parte sinistra abbiamo il triplo slot microSD e due nanoSIM insieme, e ve lo faccio vedere subito con l'uso del tupperello. Ecco qua. Sulla parte destra tasto accensione, spegnimento e bilanciere del volume. Dietro sensore per le impronte digitali, che ha uno scalino davvero minuscolo, e le quattro fotocamere in fila. La prima con un bordino argentato intorno. Sopra infrarossi e microfono per la riduzione dei rumori. Sotto USB Type-C, microfono per la riduzione dei rumori. Jack per le cuffie da 3,5 mm e speaker di sistema mono, che non va a collaborare con la capsula auricolare in alto. Davanti abbiamo una fotocamera selfie da 13 megapixel. Andiamo ad avviarlo. Italiano, è tutto global, vi ricordo. Mettiamo tutto Italia. Ecco, ci connettiamo alla rete Wi-Fi. Tanto che si avvia, vi do alcune informazioni di base. C'è la banda 800 MHz, B20. Il touchscreen è capacitivo LCD IPS, 16 milioni di colori da 6.3 pollici e rapporto schermo-corpo dell'81,7%. 1080x2340 pixel. Rapporto 19,5 noni. Densità di pixel 409 ppi. Il tutto basato su Android 9 Pie, MIUI 10 con aggiornamento alla MIUI 11 imminente e Snapdragon 665, 11 nanometri, processo produttivo octa-core da 2 GHz e una GPU Adreno 610. Selezioniamo il solito backup della cloud. È espandibile con un ulteriore storage di 256 GB attraverso la microSD, e questa è la versione, come già detto prima, da 64 GB di storage interni. Parliamo mentre ripristina delle fotocamere. Allora, abbiamo un filotto di 4 fotocamere. La prima è da 48 megapixel con apertura f1.8 con autofocus a rilevamento di fase. La seconda, una ultra wide da 8 megapixel con apertura f2.2. La terza, per la profondità di campo, una 2 megapixel con apertura f2.4. E poi ne abbiamo un'altra dedicata alle macro, proprio un sensore apposito per potersi avvicinare fino a circa 1,5 cm, 2 cm, per avere foto da vicino ancora più dettagliate e realistiche. Il flash LED è presente qui e i video possono essere girati a 2160p a 30 fps, ma anche a 60 fps, vedremo se è possibile, ed è anche dotato di giroscopio e stabilizzazione solo digitale. Davanti abbiamo una 13 megapixel con apertura focale da 2.0, dotato di HDR e panorama, 1080p 30 fps per quanto riguarda i video. Il Wi-Fi è di tipo ABGN-AC dual band, Wi-Fi Direct e Hotspot. GPS sì, è presente, il GPS con AGPS, GLONASS e BDS. Porta infrarossi abbiamo visto che è presente nella parte alta, dotato anche di radio FM e connettore di tipo USB Type-C 1.0. I sensori ci sono tutti, abbiamo il giroscopio, il sensore di prossimità, la bussola, l'accelerometro, sensore di impronta digitale posto sul retro e una batteria da 4000 mAh non rimovibile con la ricarica rapida supportata fino a 18 watt. La MIUI ormai la conosciamo in memoria, stiamo aspettando la 11. Io ho già testato la 11 su Mi 9 Lite che ho qui,
Guardate la differenza di bordi tra i due, faccio vedere togliendo la custodia, e direi che la differenza in termini di cornici si vede. L'ingombro è circa lo stesso, la batteria è la stessa, cambia il processore, qui abbiamo 710, qua abbiamo 665. Mettiamo subito l'impronta con un bel pin, il peso è lo stesso, 190-190. Qui però abbiamo una fotocamera frontale da 32 megapixel e là ce l'abbiamo da 13. E vediamo l'interfaccia e un primo confronto al volo tra display. Ripeto, questo è un IPS e questo invece è un AMOLED. Li metto entrambi con la stessa luminosità. Adesso provo anche a scaricare lo stesso tema, così vediamo un po' se ci sono le differenze e poi ci salutiamo. Perché per quanto riguarda il software, l'usabilità, la fotocamera, l'aspetto multimediale, la ricezione e tutto il resto, vi rimando al contest che faremo domenica con lo zio. Mi raccomando, iscrivetevi su Revotech, nuovo canale in collaborazione tra Pasqui e lo zio Bob. Faremo un versus tra il Note 8 e il Note 8 Pro. Non ve lo potete perdere perché abbinato a questo versus ci sarà un contest con un premio. Sarà appunto il Cubot X20 Pro. Ecco, l'unica cosa che mi dà fastidio, vedete? Senza cover, questo non balla. Non balla neanche un po', è molto fisso perché le fotocamere sporgono il giusto ed è bombato. Questo è più effetto mattoncino e quel modulo da 4 fotocamere, guardate come lo fa ballare. Lo fa ballare in una maniera. Ecco, adesso la luminosità la metto al massimo su entrambi e direi che la differenza si vede, anche se qua ho uno sfondo completamente diverso. Ecco, scrivere è scomodo sul piano perché se non avete la cover balla tutto. Ecco, mettiamo le stesse impostazioni, ecco, sono le stesse identiche, però qua abbiamo una luminosità molto maggiore, nonostante non ci siano colori molto più vivaci, cioè sono un pochino più carichi, qui sono più tenui, però qui abbiamo decisamente una luminosità più bassa. Non so se anche voi riuscite a notarlo questo, attraverso la camera, anche invertendoli, vediamo, potete vedere che non è la lampada che lo illumina più uno rispetto all'altro, ma è proprio il display che è meno luminoso sull'IPS rispetto all'AMOLED. È inevitabile in questo caso. Poi ci sono anche display IPS molto luminosi, ma nella fattispecie è così. Bene, per questo unboxing è tutto. Ci vediamo prestissimo al contest di domenica fra i due Note 8 che battaglieranno senza esclusione di colpi. Iscrivetevi ai nostri canali partner, Revotech su tutti, lo zio Bob, il nostro canale, Max Recensioni, Fonblog Italia e tutti i gruppi che ci supportano e ci sostengono su Telegram ogni giorno. Malati di smartphone, Honor 20 più 20, tutti i gruppi Honor, tutti i nostri gruppi Xiaomi associati a China Deals, China Deals 2017, il canale delle offerte sempre aggiornate, partner di tutti i nostri canali YouTube, cellulare di Agnello Tortora, anche su Telegram, e tutti gli altri gruppi, compreso il canale dello zio, ovviamente, e China Deals and Friends. Un salutone da Pasqui e ci vediamo prestissimo. Non mancate. Ciao!